Buonasera. E vi ringrazio molto, mi fa tanto piacere vedere tante facce amiche questa sera. Grazie per aver aderito a questo invito dell'Istituto Bruno Leoni. Grazie davvero a Bayer che ci consente di organizzare questa serata, questa riflessione su un tema che per certi versi sarebbe meglio non dover trattare in un paese come l'Italia, ma che sappiamo bene invece accompagna da tanto tempo molte manifestazioni della nostra cultura politica e non solo. Come sapete benissimo, il nostro è un paese nel quale, come dire, l'apertura nei confronti degli investimenti stranieri e italiani è quello che è. C'è una cultura non sempre aperta rispetto alle imprese e al mercato. E credo che sia interessante, quando si vede un titolo come I costi dell'antiscienza, chiedersi anche da chi vengono sopportati questi costi. Ebbene, i costi dell'antiscienza sono tali anche per il sistema produttivo e si sommano a tanti altri problemi, all'incertezza del diritto in primis, che noi da anni abbiamo e che ben conosciamo. In un paese come il nostro, che negli anni della crisi ha perso voto per pieno all'incirca il 20% della produzione industriale, dover sopportare anche i costi dell'antiscienza è particolarmente drammatico e difficile. Ora, questa sera abbiamo l'opportunità di sentire delle voci interessanti e eccentriche rispetto a un dibattito che forse chiamare dibattito è nobilitarlo fin troppo. La tavola rotonda, la discussione, sarà affidata alle esperte cure del professor Bosio dell'Università Cattolica di Milano. Io prego i nostri relatori di sedersi al tavolo, ma soprattutto a me fa piacere cedere microfono e podio al professor Giorello dell'Università di Milano, che non ha bisogno di presentazioni, quindi non tenterò neanche di presentarlo, ricordando bene come il razionalismo critico, rispetto al quale egli è la voce più presente e importante nel nostro paese da tanti anni, è una componente essenziale del pensiero liberale al quale l'Istituto Bruno Leoni si richiama sin dai tempi non di Karl Popper ma di John Stuart Mill. Grazie ancora per essere qui con noi, cederei subito la parola al professor Giorello. Subito. Va bene, facciamo allora. A 5 minuti gli avvisi, Funziona, sì, anche troppo forte. Care amiche e cari amici, buonasera. Per me è un onore essere stato invitato qui dall'Istituto Bruno Leoni su un tema così bello e nel suo tempo così ricco di spunti e di contrasti. Il costo dell'antiscienza. Il costo dell'antiscienza è una cosa che ci ha accompagnato nella nostra storia, io mi limito a considerare la storia dell'Occidente, io direi da quando la scienza è nata, o già da quando dalla filosofia è venuta fuori qualcosa di simile alla scienza. Anassagora va via dalla sua città per non avere, diciamo così, incidenti mortali. Socrate resta ad Atene e sappiamo com'è finito. Quindi i rapporti sono molto complessi tra le strutture sociali da una parte e l'impresa scientifica. Impresa scientifica che per noi, diciamo nel nostro paese, si suole far cominciare con la grande attività di Galileo Galilei. Anche lì le cose non sono andate molto bene, come è ben noto. Galileo Galilei, difensore del copernicanesimo, convinto
di quella verità di cui sembra che si fossero fatti già portatori pitagorici, cioè dei morti della terra, era convinto di poter convertire a questo punto di vista alcune delle autorità più importanti del paese Italia. Discuteva con principi e discuteva anche con dei cardinali. Non possiamo dire che il secondo pubblico lo accettò con grande entusiasmo. Galileo Galilei fu ammonito privatamente da Roberto Bellarmino di non parlare troppo del copernicanesimo. Non parlare troppo del copernicanesimo voleva dire difendere il copernicanesimo, di tener presente che era solo una possibile ipotesi che poteva servire agli astronomi a semplificare i calcoli, anche se Galileo pochi anni dopo, l'incontro con Bellarmino è del 1615-16, mentre il libro che adesso cito, Il Saggiatore, è del 1623, quindi pochi anni dopo, Galileo scrive: io desidero, è bellissima anche questa parola, io desidero la vera costituzione dell'universo. E come noi sappiamo, Galileo sperava allora nel nuovo Papa Urbano VIII. Come sono andate le cose non dobbiamo stare qui a ripeterlo, basterà ricordarsi che a Roma, nel Palazzo della Minerva, di fronte ai suoi giudici dell'Inquisizione, Galileo si prostra a terra, settantenne, ormai semicieco, e rinnega quella opinione copernicana che aveva così intelligentemente difeso nel suo dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Due cose ci sono da dire prima di congedarci dal caso Galileo. La prima è che non tutta la comunità scientifica che era per Copernico era sempre d'accordo con Galileo. L'idea, per esempio, che la composizione del moto di rotazione intorno al proprio asse e del moto di rivoluzione intorno al Sole, questa composizione di movimenti, potesse essere svelata dal flusso e riflusso del mare, cioè dalle maree, era un'ipotesi che, per esempio, l'amico Keplero trovava azzardata e poco fondata. E Galileo la prese molto male, scrisse a Keplero che lui in questo modo tradiva il copernicanesimo, cosa che Keplero non si sognava affatto di fare. Fatto sta che Keplero poi morì e Galileo Galilei continuò con il flusso e riflusso del mare. Tant'è vero che il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo dà a questo argomento delle maree uno spazio notevole nell'argomentazione galileiana. Ed è una cosa molto curiosa. Galileo che sbotta ad un certo punto, immagina di discutere in quel di Venezia: ditemi di grazia da dove arriva quest'acqua qua, che è l'acqua che invade le callette veneziane. Fatto sta che fossero o no convinti della prova delle maree, Urbano VIII e i suoi consiglieri decisero di procedere su Galileo nella maniera che noi sappiamo, cioè nel costringerlo alla biura. La storia di Galileo Galilei è una storia che fa vedere quanto sono stati difficili nel paese Italia i rapporti tra potere
e scienza. Non dico necessariamente tra fede e scienza o tra religione e scienza. Galileo si riteneva un buon cristiano, diceva di essere un devoto cattolico e aveva mandato le due figlie a farsi monache, quindi non sembrava una persona di rottura, non era un libertino, come venne chiamato dopo la morte sul rogo il povero Giordano Bruno. Era considerato, tra l'altro, uno degli scienziati più prestigiosi d'Europa, tant'è vero che, seconda cosa, Galileo Galilei, nonostante la condanna e nonostante una sorta di domicilio coatto in quel di Toscana, riuscì a scrivere in forma presentabile per la comunità scientifica il suo capolavoro Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze. Le due nuove scienze sono la meccanica e la struttura della materia. Non sono nuove in sé, ma sono nuove perché sono trattate in veste matematica, e la trattazione in linguaggio geometrico permette a Galileo di sottoporre a prove empiriche che ritiene particolarmente convincenti i suoi risultati circa la caduta dei gravi, il moto dei proiettili e la resistenza dei materiali. Grande trionfo questo di Galileo. Nel 1638 il libro esce, non esce in Italia però, esce nei Paesi Bassi, in particolare nella Leida protestante, e ben presto diventerà un obiettivo anche polemico di coloro i quali ritengono che valga la pena di discutere a fondo la proposta di Galileo, non fosse altro per confutarla. Cartesio è uno di questi, e non c'è solo Cartesio naturalmente, ma il seme della nuova scienza matematica e nello stesso tempo dotata di contenuto empirico, cioè fondata su esperimenti, diventa un modello che ben presto verrà adottato non soltanto da molti ricercatori scientifici del nord Europa, diciamo così, ma anche nelle isole britanniche, in particolare da Isaac Newton e dalla sua scuola. Questo è un conforto postumo per Galileo, evidentemente, ma comunque. Fatto sta che questo incontro-scontro tra Galileo e la Chiesa Cattolica Romana è stato interpretato in vari modi, come voi ben sapete, ma a noi qui interessa sottolineare perché la scienza di Galileo non venne nemmeno accettata, non venne considerata degna di essere presa in considerazione. Anche perché non è l'unico caso. Quando nel 1859 Charles Robert Darwin pubblicò L'origine delle specie, fece un successo. Vendette una cifra di volumi piuttosto consistente per le persone interessate, ma si procurò subito una serie di grattacapi, anche perché in Inghilterra, curiosamente, forse, ma in realtà bisogna riflettere su questo punto, il capo della religione e anche della chiesa cosiddetta anglicana è anche il capo del paese, cioè è il sovrano o la sovrana a seconda delle circostanze. Anche qui ci fu un'ostilità fortissima nei confronti di Darwin. Darwin non amava lo scontro pubblico, preferì farsi rappresentare da amici
laddove temeva che lo scontro potesse avere delle conseguenze non piacevoli, non per la sua vita certamente, ma per la sua carriera e per i suoi riconoscimenti pubblici. Fu così che i vescovi della Chiesa anglicana si trovarono a combattere con un polemista filo darwiniano assai feroce che si chiamava Thomas Henry Huxley, colui che, quando un vescovo di nome Sam, ma noto come Sam il Saponoso per la sua abilità di evitare gli scontri diretti, si lanciò dicendo: ma lei pensa davvero che suo nonno abbia concepito suo padre congiungendosi con uno scimmione? E Huxley disse: adesso lo concio per le feste. Infatti fece vedere che questo era proprio un modo per fraintendere la novità scientifica. Huxley trovava ripugnanti le forme di conservatorismo le quali si trovavano curiosamente a mettere insieme appunto residui delle vecchie credenze anche filosofiche con l'ostilità per il nuovo. Non è solo il caso del darwinismo. Nel nostro Settecento l'abate Giuseppe Parini, per esempio, diceva che l'ostilità alle nuove forme con cui si combatteva il vaiolo e in particolare le tecniche di inoculazione erano dovute alla vecchia scuola, cioè alla vecchia struttura scientifica superata e alla superstizione. Quindi le cause della antiscienza stavano in queste forme di conservatorismo e nello stesso tempo in forme di credenze superstiziose. Parini aveva in mente, tra l'altro, un caso che ha avuto recentemente un interesse pubblico molto forte. Il caso di come si può combattere il vaiolo. Il vaiolo era stato combattuto con particolare energia da un signore che difficilmente noi considereremmo un antireligioso, Cotton Mather, uno dei grandi rappresentanti del puritanesimo nelle colonie britanniche nel continente americano. Quindi non era chiaramente un Cotton Mather, un illuminista, anche perché poi se la prese con streghe e stregoni del suo circondario. Ma su questa questione della lotta al vaiolo era particolarmente ben deciso e si faceva aiutare da un'equipe di medici. Troppo deciso perché qualcuno pensò di tirargli una carica di esplosivo, cioè quella che noi chiameremo l'antenato di una bomba. Cotto riuscì a salvarsi e va detto a suo onore che continuò nella sua campagna. Gli dicevano: ma le tecniche di inoculazione del vaiolo non sono previste dalla Bibbia. Se è per quello, neanche tirare le bombe ai propri avversari è previsto dalla Bibbia, anche perché le bombe all'epoca non c'è, della Bibbia non c'erano. Comunque, la faccenda non doveva chiudersi qui, perché un importante genio creativo, Edward Jenner, doveva capire, e con Jenner mi avvio alla conclusione, che era il momento di trasferire una sorta di contaminazione vaiolosa dalle mucche, quando queste venivano colpite,
all'essere umano. Aveva guardato cosa succedeva nelle mani di coloro che toccavano le pustole di vacche infettate e notava che queste persone, uno, non rischiavano la vita, quindi era relativamente sicura questa pratica, due, che questa pratica poteva far sì da garantire con meno rischi delle vecchie tecniche la immunità rispetto al vaiolo umano. Come sono andate le cose noi lo sappiamo, Edward Jenner aveva ragione e nel giro di un secolo nell'impero britannico e contemporaneamente negli Stati Uniti d'America si riuscì a debellare in questo modo il vaiolo umano naturalmente. Bene, che lezione trarre da questo tipo di considerazioni? Oggi i vaccini sono di nuovo messi sotto il fuoco. Sono state scritte cose molto curiose, per esempio tal Andrew Wakefield, Royal Free Hospital di Londra, venne a sostenere 1996-1997, quindi c'eravamo già tutti, ecco, venne a sostenere che alcune vaccinazioni, per esempio la trivalente morbillo, parotite e rosolia, provocavano in alcuni bambini niente di meno che una forma perversa di autismo. Wakefield continuò a sostenere questa tesi, non più un'ipotesi, ma una vera e propria tesi in cui si dichiarava fortemente convinto e coloro che, non sto a dire i nomi perché quello che ci interessa è la faccenda, e coloro che non ci stavano, specie del corpo dei medici, notò che per esempio i bambini che sceglieva e che metteva nel campione, campioni piccoli tra l'altro ristretti, erano già prima di essere vaccinati portatori di sintomi di tipo autistico. Se non è una truffa, ci andiamo vicini. Ecco, questa orrenda storia di Wakefield, che poi fu radiato dall'ordine dei medici, deve farci sottolineare ancora un punto fondamentale. Il virus, non parlo del virus che so io della TBC o di altre tre malattie, ma dico il virus dell'ignoranza e della superstizione, come diceva Parini, produce imbecillità, cioè produce l'incapacità di spendere bene i propri soldi per difendere non solo noi o i nostri figli, ma i figli anche del vicino, da malattie che è molto facile oggi liquidare, dice, ma no, si guarisce fino a un certo punto, perché alcune di queste malattie hanno lasciato tracce pesanti nella popolazione. Una serie di casistiche molto interessanti hanno fatto vedere come per esempio l'essere venuta meno il ferro e autoritario sistema sovietico, che però si sapeva far rispettare, abbia provocato in Russia una serie di epidemie piuttosto gravi, in particolare per il fatto che la vaccinazione contro la difterite era stata dimenticata. Ecco, potremmo andare avanti a raccontare dimenticanze di questo genere,
Ma io appunto vorrei concludere con quello che dicevo prima. L'ostilità all'impresa scientifica è un sintomo di paura che noi non possiamo ignorare. Chi lavora in campo scientifico non può non sentire quel grande pubblico che può aver paura della scienza, ma deve portare quegli elementi che spieghino, rubo un titolo di Burioni, che il vaccino non è un'opinione. Grazie. Giulio Giorello ci ha raccontato una storia, e che storia ci ha raccontato. Vorrei però che non ci sfuggisse in questa narrazione alcuni punti che mi permetto di riprendere brevissimamente prima di cedere la parola. E tu ci hai parlato di un certo disagio conversazionale fra società e scienza, insomma è difficile parlarsi. Un'altra cosa che ci hai detto che nella scienza ci sono diverse posizioni, divergenti opposizioni, non prive anche di risvolti personali, no? Quella, la prese male, mi fa venire in mente come spesso dietro la nostra produzione ci sia la rappresentazione di un interlocutore, scienziato nemico, a cui implicitamente ci rivolgiamo. Ma poi c'è anche la difficoltà di rapporti fra potere e scienza, esemplificata dalla Chiesa, ma sfortunatamente non limitata alla Chiesa. E poi anche il tema della gestione dell'innovazione con delle reazioni conservative che più che essere conservative sono dettate dalla pancia, quella che tu chiamavi poi l'ostilità. Insomma, con l'ostilità è difficile ragionare sull'ostilità. E anche una certa... poi c'è anche il tema imbarazzante che però è venuto fuori, l'hai tirato fuori, della presenza di scienziati nella costruzione della disinformazione, insomma, anche questo è un punto su cui bisognerebbe riflettere. Bisognerebbe però anche riflettere l'altro pezzo della storia a cui tu hai solo accennato, ma è che poi c'è anche una certa reattività della comunità scientifica nel tenere dritta la barra, nell'espungere certi risultati di ricerca, magari anche accettati su riviste, ma poi dopo nello squalificarli e nello squalificare poi i portatori che hanno barato al gioco. Mi sembra che siano tanti elementi importanti che possiamo tirar fuori da questa storia, che evidentemente è una storia complessa, composita, piena di sfaccettature, non lineare, entro cui andiamo a porci. Con un mandato che è quello che dicevi tu, poi sintetizzandolo a fine, i vaccini non sono un'opinione. Bene, questa è la cornice di senso, diciamo, di cui ci siamo stati portati. Adesso, con una connessione per salto, passiamo a dei campi specifici, a delle situazioni, a dei contesti specifici dove questo tema si va a toccare. E parleremo di tre campi nell'ordine, l'ambito della salute e della sanità, l'ambito dell'alimentazione e l'ambito dell'ambiente, della gestione dell'ambiente attraverso processi di intervento sull'ambiente. Si tratta di tre ambiti non casuali, perché se andate a vedere la letteratura scientifica sul tema della disinformazione, scoprirete due cose. Prima di tutto che questa letteratura ha una crescita esponenziale negli ultimi anni, diciamo dal 2016 in poi, qui la connessione con certi fatti politici che riguardano i nostri parenti americani non è casuale, ma all'interno della quale poi si vanno a definire dei campi specifici di riflessione, delle precipitati di attenzione che riguardano appunto la sanità, poi il cibo, poi l'ambiente. Queste sono le prime tre aree in cui il tema della disinformazione scientifica ci tocca. Quindi Roberto Burioni ci dirà queste cose. Roberto Burioni è noto, medico, microbiologo, direttore del laboratorio di immunologia del San Raffaele, e poi c'è la seconda faccia di Roberto Burioni, che è il defensor scienze, che è quello che ha accettato la partita di
misurarsi nel sociale per ribadire alcuni punti fissi sui vaccini, ma anche sull'omeopatia. Devo dire, scherzando un po', e Roberto Burioni mi perdonerà, anche una certa predisposizione, diciamo, alla cinematografia, perché è protagonista insieme ad altri attori scienziati del film dell'Elisabetta Sgarbi, che si sta presentando in questo momento al Torino Film Festival, e che, se non vado errato, sono 9 lezioni sui vaccini, che a me sembra, per quello che ho visto fino adesso da cultore di cose sociali, un bellissimo esempio, una buona pratica e un ottimo sforzo per fare della buona comunicazione sociale su un tema che ancora oggi presenta ancora delle controversie. Quindi grazie, a te la parola. Beh, prima di tutto grazie per l'invito, io vengo con piacere a Bruno Leoni, perché è un luogo di gente che pensa e con la quale è molto stimolante confrontarsi. Vi chiedo anche scusa se dovrò andare via prima, ma purtroppo un impegno inderogabile me lo impone. E il professor Gelo ha parlato del virus dell'antiscienza, dell'ignoranza, e devo dire che il nostro terreno è molto favorevole per questo virus. Questo sono io il primo giorno di scuola, e come tutti i bambini di quel periodo ero affascinato dalla ricerca, dai viaggi nello spazio, e volevo fare l'astronauta. Beh, io che cosa facevo da bambino? Andavo a informarmi e trovavo l'enciclopedia, se c'era a casa, se no sarei andato in biblioteca e avrei trovato nella Treccani la parte scritta sulla Terra da una persona competente. A me non avrebbero fatto scrivere sulla Terra, magari faranno scrivere sui vaccini, scrivo sui vaccini, ma sicuramente non su cose che non conosco. C'è un editore che si preoccupa di dire cosa devi scrivere e cosa non devi scrivere. Quello stesso bambino oggi accende internet, ovviamente, e internet purtroppo è la terra di nessuno per quanto riguarda la selezione, per cui trova che la terra è piatta e non gira. Ci sono 200 prove, qualcuna non è tra le più convincenti, ma non necessariamente una persona che non è esperta riesce facilmente a capirlo. Mettendo questo in un quadro più ampio, la situazione può essere molto pericolosa. Nel 2014 scoppia la crisi in Ucraina, i russi invadono una parte del territorio di questo paese e l'Università di Princeton fa un esperimento che ha un risultato agghiacciante. Chiede prima di tutto agli statunitensi dov'è l'Ucraina, e queste sono le risposte. Vedete, qualcuno l'ha messa anche in Australia. Però la cosa più impressionante è che poi chiedono a questi americani se sono favorevoli o contrari a un intervento militare. Sorprendentemente, tanto più hanno messo il puntino lontano dal luogo dove si trova l'Ucraina, tanto più sono favorevoli a un intervento militare. Quindi se l'ignoranza si unisce all'arroganza, è una miscela veramente esplosiva, ed infatti è esplosa con i vaccini. Vaccini nel 2015, vedete, questa era la copertura per il morbillo dell'Italia, ma non è questa la classifica nella quale noi dobbiamo giocare. La nostra classifica è questa: sotto il Ghana, il Burkina Faso, appare con la Namibia. Poi, siccome le cose hanno delle conseguenze, nel 2017 siamo invece arrivati quinti per casi di morbillo, stracciando Etiopia, Gabon e Afghanistan. E chiaramente la scelta antiscientifica diventa tragica quando a farla non sono solo i cittadini, ma sono degli stati. Questo è il presidente del Sudafrica, che a un certo punto si convinse che l'AIDS non era causato dall'HIV. Trovò degli scienziati compiacenti, mise insieme un comitato di pazzi, suggerì ai suoi cittadini di utilizzare la medicina tradizionale africana, che si basava su patate e altre cose, tra le quali avere rapporti con vergini non protetti, si guariva dall'HIV. Come risultato, mentre in tutto il mondo si smetteva di morire di AIDS grazie ai progressi della scienza, della ricerca, dell'industria farmaceutica, in Sudafrica avveniva l'esatto contrario. È stato calcolato che questa scelta è costata circa 350.000 vite, per lo più bambini. Ma ci sono anche altri esempi che illustrano bene quale può essere la conseguenza di una scelta sbagliata, che non tiene conto della scienza. Stiamo parlando del muro.
che ha diviso la Germania Est e Ovest. Bene, la Germania Est e la Germania Ovest, per questioni politiche, adottarono in tempi diversi il vaccino contro la poliomielite di Sabin. E in Germania Est fu adottato 2 anni prima che in Germania Ovest. E poi in Germania Est qualcosa di obbligatorio era veramente obbligatorio, non è che c'era l'obiezione. Ecco, queste sono state le conseguenze. 2 anni in cui c'era il vaccino in Germania Est e non c'era il vaccino in Germania Ovest, 8.800 casi di poliomielite all'Ovest, 130 casi all'Est. E questi sono chiaramente costi che possiamo considerare in termini di vite, di dolore, ma poi alla fine, diciamo, sicuramente per il mio punto di vista di medico in secondo piano ci sono anche dei costi economici. Viviamo in un mondo molto vulnerabile in cui la gente è sempre di più e si sposta in modo sempre più veloce, per cui quando qualcosa di infettivo accade da qualche parte i riflessi possono essere immediati e mondiali. E quello che accadde con la SARS nel 2002, una malattia infettiva con una mortalità molto alta, i primi casi furono in Cina però si preferì mettere la polvere sotto il tappeto, i primi report uscivano in cinese, quindi non li capiva nessuno, e ci fu un grave ritardo nel comunicare alle autorità l'emergenza di questo virus molto pericoloso e nell'adottare le opportune misure di contenimento. Come risultato, molto velocemente, la malattia si espanse in tutto il mondo e tra i vari paesi arrivò in Canada a causa di persone che avevano partecipato a un matrimonio dove c'era appunto un malato di SARS. Beh, in Canada ci furono 251 casi e 43 morti, per carità non voglio sminuire la tragedia di 43 persone che muoiono, però parliamo di un numero di persone che ha un impatto, dovrebbe avere un impatto molto basso sull'economia di un paese, e invece non fu così. La psicosi, la paura, la diffusione di notizie causò, come vedete, effetti drammatici sul PIL del Canada in quel quadrimestre, per cui i costi sono molto alti dell'antiscienza e dell'ignorare. A questo punto però, secondo me, dobbiamo anche pensare cosa si può fare. E la prima cosa, secondo me, che si può fare è questa: lo Stato non può oscillare tra scienza e superstizione. E il nostro paese purtroppo è un pessimo esempio in questo senso. La cura di Bella, stamina somministrata all'interno di un ospedale del Servizio Sanitario Nazionale, giudici che incriminavano chi somministrava stamina, altri giudici che imponevano la terapia, un cortocircuito che non va bene. Per cui io sono molto felice quando ho con una legge o con pubbliche dichiarazioni di esponenti di destra e di sinistra, poi perché la scienza è un patrimonio comune, non è una cosa di parte, e prendono una posizione chiara, non funziona, ecco qua, in difesa dei vaccini. Una parte importante della responsabilità però è anche della stampa, dei mezzi di comunicazione. Le notizie, è chiaro che spesso purtroppo partono da medici che dovrebbero essere, o scienziati che dovrebbero essere duramente sanzionati dall'ordine nel caso dei medici, però è anche vero che le notizie vengono riportate, molto spesso viene dato spazio a persone che non hanno competenze in merito. Io ho iniziato i miei dibattiti sui vaccini discutendo con Eleonora Brigliadori, che tutti ricordiamo molto bella nel film Rimini Rimini con Gigi e Andrea, ma che non ha particolari competenze immunologiche. Quando si parlava di stamina, il programma Le Iene ha pensato bene di chiamare un esperto, Adriano Celentano. Chiaramente non c'è molto rispetto, uno prova a scrivere un libro, ma vedete, questo non è piaciuto come l'ho scritto. Se si potrebbe darei 0 stelle, e se uno si sposta in libreria la situazione non migliora particolarmente, perché vedete, mi metto nel mio libro insieme a libri di dubbia autorevolezza, ma il libraio scrive qual è, con l'apostrofo, dimostrando che comunque anche la lettura non è un vaccino contro il virus dell'ignoranza per i pazienti predisposti. Allora meglio questo che mette il mio libro vicino all'oroscopo per chi ci crede e per chi non ci crede. E ando avanti qua perché voglio andare qua. Ecco, i social sono il terreno della diffusione delle bugie più pericolose, e ricordatevi che chi dice queste bugie ha un vantaggio incredibile su di noi,
prima di tutto quello della paura. Noi siamo tutte persone ragionevoli, ma se qualcuno grida c'è una bomba, scappiamo tutti, poi magari rientriamo. E allora chi dice sui social i vaccini causano l'autismo, chiaramente stimola la paura nei genitori, che preferiscono mettere qualcosa tentando di evitare un danno immediato, accettando la possibilità di un danno lontano. Vale anche il contrario. Chi propone una bugia a un paziente che ha una malattia molto grave, chiaramente trova una persona che è molto desiderosa di credere a quella bugia, una persona debole che, tra parentesi, per la mia visione dello Stato, lo Stato dovrebbe difendere. Questa era la situazione. Io ho cominciato la mia attività, ho aperto la mia pagina nel maggio del 2016. Questo è una cosa di un mio ex allievo, Daniel Fiacchini, che è andato a rivedere com'era la situazione sui vaccini su Facebook nell'aprile 2005. Vedete, erano in grande auge gli antivaccinisti, però poi un po' di tempo dopo le cose sono cambiate completamente. E chiaramente non grazie a quello che ho fatto io, ma grazie al fatto che anche altri colleghi hanno cominciato a parlare. L'opinione pubblica ha smesso di accettare che cialtroni venissero chiamati in televisione. Io personalmente ho sempre rifiutato inviti a qualunque trasmissione mi si voleva, quando mi si voleva opporre a un di questi praticoni, perché si trasmette un messaggio molto sbagliato. Però c'è stata una legge con la quale lo Stato ha fatto capire da che parte sta la ragione, e alla fine i risultati si sono visti. Come vedete, la copertura del morbillo è aumentata moltissimo e quindi qualcosa si può fare. E come siamo messi? Abbiamo vinto? No, non abbiamo vinto per niente, perché se c'è una malattia della quale tutti abbiamo paura è il cancro. Ebbene, uno dei vaccini che abbiamo, quello contro HPV, il virus del papilloma, è un vaccino contro il cancro. Questo vaccino contro il cancro è un vaccino gratuito, sicuro ed efficace e protegge dal cancro. I dati scientifici sono chiarissimi in merito. Il vaccino è sicuro, sicurissimo, il vaccino ha un'efficacia superiore al 90% ed ha un'efficacia, ed è gratuito, quindi la gente non lo deve pagare. Bene, il 50% dei genitori lo rifiuta per i propri figli e la tendenza è quella a scendere. Ecco, qui dobbiamo noi medici farci un esame di coscienza su perché la gente non si fida di quello che diciamo. Noi scienziati dobbiamo farci un esame di coscienza, perché alla fine i dati così certi, così buoni, non vengono accettati dalle persone. E un esame di coscienza devono farselo anche le case farmaceutiche, perché la reputazione, è chiaro, le case farmaceutiche non sono degli enti di beneficenza, però è chiaro che se non si muore più di AIDS, se si guarisce dall'epatite C e se tanti tumori sono diventati una malattia guaribile, è dovuto anche al fatto che le aziende farmaceutiche sono state in grado di trasferire in farmacia quello che è stato scoperto in laboratorio, che non è una cosa banale, credetemi. Però stranamente la reattività delle aziende farmaceutiche è bassissima. Guardate, questo è quello che è successo lo scorso Natale. Un'associazione, diciamo, di queste critiche sui vaccini pubblica delle analisi senza senso su due lotti di vaccini prodotti dalla GSK e semina il panico dicendo che questi vaccini sono stati contaminati da diserbanti e ogni altra sorta di porcherie. Ora, provate a dire questo della Nutella e vedete cosa succede domani, cosa fa la Ferrero. Ora, voi pensate che la GSK ha fatto il diavolo a quattro, ha comprato pagine di giornali, ha fatto spot televisivi, è d'altra parte un'azienda che in Italia ha molte migliaia di dipendenti, ha fatto un profitto nel 2018 di 4,5 miliardi di euro. Dice, adesso questi sono finiti. Ecco, la GSK ha fatto un post che ha avuto 95 like, quindi neanche quelli dell'ufficio comunicazione e i loro parenti l'hanno cliccato. Questo secondo me non va bene, ci bisogna impegnarsi tutti. Io capisco che questi hanno delle altre priorità, però bisogna che tra le priorità ci devono essere anche quelle di contribuire alla corretta informazione. Cosa che io ho fatto tentando di aprire un sito, Medical Facts, dove tento di diciamo estendere la fiducia che le persone mi hanno accordato sui vaccini, parlando di tante altre cose, parlando di prevenzione, parlando di dipendenze, parlando di alimentazione e tutto quanto. Ho scritto ultimamente, l'ho presentato proprio ieri sera, un libro sull'omeopatia che mi attirerà sicuramente nuove amicizie da parte dei
di chi non è molto rigoroso sulla scienza, però è secondo me una cosa che un professore universitario deve fare, perché tra i doveri istituzionali, a mio parere, c'è anche quello di impegnarsi per tentare di comunicare quello che fa, cosa che noi dobbiamo fare. Cioè noi medici, scienziati, parlo per la medicina, non è più come una volta. Io ho dedicato questo libro a mio padre, che è un pediatra, che ha 90 anni. Lui mi dice che in tutta la sua vita non ha mai trovato un paziente che non si vaccinava, che non voleva vaccinarsi. Lui è andato in pensione nel 2000. Le cose purtroppo sono molto cambiate. Per cui non basta più il consiglio del medico. Il mondo è cambiato e noi non possiamo pensare di non adattarci a quello che il mondo è diventato. Certo, non è facile, perché con gli scienziati ce l'hanno, vedete, scienziati, ce l'hanno anche con le manipolazioni genetiche, hanno messo 2 Z per fare vedere, però le bugie non sono niente di nuovo, perché alla fine, se guardate, comunque ci sono le prove convincenti che Napoleone non ha mai esistito. Certo, dobbiamo ascoltare la scienza, dobbiamo farlo nel campo della medicina, dobbiamo farlo in campo anche dell'agricoltura. Guardate cosa è successo con la xylella, guardate cosa sta succedendo con gli OGM, ne parleranno poi altri colleghi, anche nel campo del riscaldamento globale. A voi dell'Istituto Bruno Leoni vi hanno accusato di essere dei negazionisti, ma sono certo che anche voi ascoltate la voce della scienza, perché sarebbe veramente autolesionista non farlo, e questo è delle persone poco intelligenti. Goya ha detto che il sonno della ragione genera i mostri, e nel campo medico chiaramente i mostri sono terribili, perché sono bambini, persone che muoiono, oppure come questa bambina, che rimangono paralizzati per tutta la vita dalla poliomielite, che in Italia faceva 8.000, colpiva 8.000 bambini ogni anno, 8.000, lasciandoli paralizzati per tutta la vita quando andava bene, e che oggi per fortuna non c'è più. Sarebbe opportuno che non ritornasse. Grazie mille. Grazie a Roberto Burione per questa testimonianza di una vita di impegno e di trincea spesa a ribadire nel sociale il valore della scienza. Grazie anche per averci ricordato 2 cose, insomma, l'entità dei costi. Si tratta, i costi che ci ha fatto vedere sono costi pesanti, non sono solo costi individuali, ci ha richiamato una cifra sociale di questi costi in varie dimensioni, quelle economiche, ma anche in altre dimensioni di costi che non possono essere sottaciute ad una valutazione sociopolitica. E ci ha pure anche, grazie per averci ricordato il ruolo degli scienziati e degli intermediatori sociali, le case farmaceutiche, ma io mi permetterei di dire, l'hai citato anche tu, i policy maker, no? La responsabilità anche del dar la parola, del creare il dibattito, dell'ordinare questo dibattito, del fare certe sperimentazioni o non farle in un ospedale pubblico, vedi il caso Stamina. È chiaro che ci sono delle responsabilità che pongono in gioco un network di attori e che vanno implicati, non solo gli scienziati, ma non facciamo fare gli scienziati la figura del Davide contro, non so se Golia, ma comunque da soli. Vediamo di fare network e di fare squadra, mi sembra che questo sia un altro messaggio importante. Grazie tante. Passiamo di campo, un campo non così diverso, non così distante, il campo dell'alimentazione, di cui ci parla Giorgio Donegani, che è docente di tecnologie alimentari, è stato presidente della Fondazione Italiana per l'Educazione Alimentare. Qui tecnologia ed educazione, è bella questa associazione, direi, che pone in gioco 2 aspetti apparentemente diversi, ma che si chiamano molto da vicino. Giorgio Donegani, infine, mi piace ricordare di Giorgio Donegani un'ultima caratteristica, che suona il flauto dolce barocco, ed essendo io cremonese e amante di Monteverdi, devo dire che quando presento Giorgio Donegani ho particolarmente piacere. Prego, Giorgio. Grazie dell'invito, naturalmente, graditissimo. Io mi trovo a parlare, sembra una parolaccia, del cibo ultraprocessato. Una parolaccia alle tante che si aggiungono da qualche anno a questa parte quando si parla di cibo al nostro lessico, solo che le altre le conosciamo, perché
si chiamano farina bianca, l'abbiamo sempre mangiata nelle torte, io la ricordo la mia nonna, ci metteva la farina, addirittura lo zucchero, il burro nella torta, così, voleva avvelenarmi, io ho sempre pensato che volesse bene, mi volesse un gran bene, invece no, tutti i veleni bianchi li metteva, e zucchero, farina, così, però ultraprocessati è un qualcosa che colpisce di più, cioè sembra più da manga giapponesi, mi rimandano quelle storie, questi mostri così, no? E nel momento in cui mi è stato proposto di parlare degli ultraprocessati, il primo titolo era "Il cibo ultraprocessato non esiste". No, io ho detto no, un attimo, assumiamo un atteggiamento dubitativo, no? Mettiamoci un bel punto di domanda. E mi sono reso conto che il cibo ultraprocessato, caspita, esiste come? È bastato digitare su Google, quindi sulla fonte di sapienza e conoscenza ormai istituzionalmente riconosciuta, e ho trovato non solo che esistono, perché ne parlano tutti, ma che sono anche cose dalle quali meglio star lontani. Cibi processati cosa sono e perché evitarli? Cibi ultraprocessati ci fanno ammalare? Il rischio del cibo ultraprocessato, nuove conferme. Cibi processati cosa sono? Nuovi buoni motivi per evitarli. Quindi io lo toglierei il punto di domanda al mio titolo. I cibi processati esistono, ma in che forma esistono? Io qui l'ho avvertito prima, perché ho avuto il piacere di assistere a diverse convegni, con conferenze così del professor Bosio, e una mi colpì perché nella mia attività di anche divulgatore ho sempre pensato, non avevo mai riflettuto su quello che sta succedendo adesso, la rivoluzione giornalistica, per cui io mi ricordo che quando scrivevo mi documentavo sui fatti e poi se c'era qualcosa da dire riportavo una notizia. No, adesso la notizia crea il fatto. E allora nel momento in cui io dico i cibi processati esistono di sicuro, poi vediamo in quale dimensione però esistono. Nella nostra vita reale, nel nostro quotidiano o in una dimensione che condiziona pesantemente la nostra vita reale e il nostro quotidiano. Naturalmente per parlarne ci vuole un qualcosa di cui discutere, cibi processati, una definizione ci sarà e c'è effettivamente, anzi ce n'è più di una per la verità e già questo fa dubitare, però in Brasile è stato messo a punto da pochi anni un sistema secondo me anche con un po' di presunzione, è stato chiamato sistema NOVA, che non è un acronimo, NOVA nel senso che è una nuova, viene definito proprio così, una nuova stella nel firmamento dell'informazione e dell'approccio al cibo, no? Questo sistema NOVA, che è un sistema che si propone di valutare diversamente il valore del cibo in termini non solo di valore nutritivo, ma diciamo di potenziale di salute. Su che cosa si basa? Si basa sui processi che sono stati applicati al cibo, sulle trasformazioni che ha subito, su quello che è stato fatto dal momento in cui viene raccolto al momento in cui arriva nella nostra tavola. E dice, più un cibo è processato, trasformato, trattato, così lo sintetizzo, e peggio è. Vediamo qualche esempio. Comunque NOVA suddivide gli alimenti sulla base di questo criterio in quattro gruppi. Il primo sono i cibi freschi, cibi non processati per niente oppure minimamente, se io mi faccio una spremuta d'arancia, concediamo che lo spremere un'arancia non sia un processo devastante. Il secondo gruppo sono gli ingredienti culinari, se io lavo l'insalata e lavarla è ammesso, magari la voglio anche condire. E allora nel secondo gruppo ci mettiamo i condimenti, ci mettiamo un po' il sale, ci mettiamo un po' lo zucchero per i dolci, l'olio e così via. Terzo gruppo arriviamo invece ai cibi processati, che non sono ancora così, però nella scala sono già vicini al livello di rischio. Sono prodotti ottenuti, sì, sostanzialmente mettendo insieme i primi due gruppi, cioè quando io aggiungo olio, sale o altri condimenti ai cibi freschi, ottengo un cibo processato. Non lo so perché, però effettivamente ho fatto qualcosa su quel cibo. Qualcuno direbbe semplicemente l'ho cucinato, l'ho condito, no, l'ho processato. Va bene. E qui abbiamo diverse cose, il formaggio è un cibo processato, il pane fresco è un cibo processato, le bevande alcoliche, però il vino e la birra.
perché le altre invece no, le altre sono ultra processate, chissà mai, va bene. E poi arriviamo veramente a quello che è da evitare, al veleno puro, che sono questi cibi e bevande ultraprocessati, prodotti industriali, la definizione di Nova, che solitamente utilizzano 5 o più ingredienti, non so perché questo 5, mi sono chiesto, 5 o più, va bene, la carbonara, boh, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, lasciamo bene. Che possono includere anche condimenti degli altri gruppi, cioè nei cibi lo zucchero, l'olio, i grassi, anche degli additivi, per esempio dei conservanti, viva Dio, prima che arrivassero certi conservanti la gente moriva pesantemente di tossinfezioni. Gli alimenti ultra lavorati però utilizzano anche altre sostanze non comunemente usate per cucinare, per esempio degli insaporitori, delle cose. Benissimo, questa è la definizione dei cibi ultraprocessati, ma al lato pratico questo gruppo di cibi che cosa contiene? Ecco qui un primo elenco, le bevande zuccherate, gli sciroppi di frutta, il pane, la pizza e i prodotti da forno quando sono confezionati, perché se non sono confezionati vanno bene, non so perché, però i cereali per la colazione, questi sono drammatici, le marmellate mi raccomando, non parliamo dei biscotti, così le creme spalmabili, le salse, le zuppe. Le zuppe in scatola, che io tra l'altro apprezzo tantissimo perché sono proprio come, vabbè, ma meglio starne lontani, piatti preconfezionati a base di carne, non parliamo degli hamburger, non parliamo, e questo è buffo perché i gelati, vabbè, questo secondo me è un infierire gratuito, dico, anche il gelato è un cibo ultraprocessato, sì, è cibo ultraprocessato. I latti di crescita e le formule per i bambini sono ultraprocessati, il latte artificiale, perché ci mettono tutte quelle cose che ci mettono dentro per farlo assomigliare il più possibile al latte materno. Meglio sarebbe dargli il latte di vacca, che già si sa che così i bambini soffrono in un modo incredibile subito di emorragie intestinali. La cosa bella, io li ho messo sotto un po' di questa armata Brancaleone dei cibi ultraprocessati, e a questo punto io rinuncio ad avere almeno il bias di conferma, lo voglio evitare, no? Dico, mettiamoci così, con mente aperta, analizzare la verità di questi cibi ultraprocessati. Non ci avevo mai pensato che la grappa potesse essere paragonata ai booster, però è interessante. E mi sono posto alcuni dubbi. Il primo dubbio è questo. Ovvio, è possibile uniformare in una categoria indistinta alimenti che sono completamente diversi tra loro, ma non solo per la loro composizione, anche per il ruolo nutrizionale. Io se ho sete non bevo i booster. L'utilizzo gastronomico, la dose di consumo, il sapore, le persone. Chi ha messo a punto la classificazione Nova a questo punto dice, guarda, sei molto indietro, perché la risposta è certo che si possono mettere insieme se si abbandona l'ottica riduzionistica che è centrata sui nutrienti, proteine, grassi, così, no? Per classificare gli alimenti, e si abbraccia invece l'approccio olistico di Nova. In pratica, in contrasto con il riduzionismo, l'olismo riferito alla nutrizione è il modo di vedere gli alimenti come matrici intere e complesse e non solo come una somma di nutrienti. Se un mio studente venisse a dirmi così, guarda che sei rimasto indietro ma di tanti anni, ma di tanti tanti, non puoi parlarmi di approccio olistico alla nutrizione e mi parli di alimenti e centri il focus sugli alimenti. Ma lo diceva già Brillat Savarin, per l'uomo il cibo è molto, l'animale si nutre, l'uomo mangia, il cibo è un insieme di cose, e tu mi vieni a dire che io sono riduzionista perché ti parlo di proteine, grassi, così. Tu mi parli di alimenti come matrice nella quale ci sono dentro delle cose, ma si è visto che, certo, non basta parlare di nutrienti, si è visto però da tanto tempo che non basta parlare di alimenti, il focus non è lì, si è passati ai partner alimentari, non ci sono alimenti in assoluto da evitare o no, è l'insieme, ma si è visto anche questo che non è un approccio olistico, perché la dieta va collocata in una dimensione complessiva di stile di vita che implica relazione, eccetera. Quindi la cosa, l'asso nella manica di questa classificazione dal punto di vista così teorico è che è una classificazione olistica. Vabbè.
Un altro dubbio, ma qui proprio banale da tecnologo alimentare, ma anche, voglio dire, da semplice chef di cucina o da appassionato. Dico, ma regge una classificazione che caratterizza alimenti diversissimi sulla base di processi che, proprio a seconda dell'alimento a cui si applicano, impattano in modo diverso sulle caratteristiche dell'alimento stesso. Prendiamo la cottura. Che senso ha parlare di cottura in generale? Se io cuocio i pomodori, ai pomodori la cottura fa bene, aumenta l'assorbimento di quel licopene che la scienza tanto odiata ha studiato, ma che oggi ci permette di affrontare meglio, per esempio, i raggi del sole. Se io cuocio la carne, lì cambia completamente il panorama, lì devo stare attento a come la cuocio la carne, perché gli idrocarburi policiclici, aromatici che si possono sviluppare sono nocivi. E allora che cosa faccio? Non la cuocio? No, la cuocio bene. Se io i fagioli, ma per fortuna che siamo riusciti a trovare il modo di evitare tutti i fattori antinutrizionali che ci sono dentro. Prima la gente moriva, c'era la goitrina, il gozzo e così, erano per queste cose. Il latte, ma porca miseria, ci abbiamo messo anni e anni, povero Pasteur, è impazzito, alla fine è trovato il modo, la TBC bovina così, no, il latte crudo deve essere così. Poi, siccome sono arrivati, purtroppo, perché i costi sono quelli pesantissimi di una escherichia che ha ammazzato un paio di bambini, e dici, caspita, no, allora forse è meglio che non sia proprio crudo. Lo puoi comprare crudo, ma poi basta che lo fai bollire. E allora, io mi ricordo che c'era un'azienda, si chiamava Polenghi, che quando versavo dalle bottiglie mi chiedevo sempre, ma cos'è tutta quella roba che rimane sulla bottiglia, quella... Mi dice, è la panna. No, non è la panna, sono le proteine che si perdono semplicemente rinunciando a quello che la scienza ci mette. Mi raccomando, dimmi tu quando sono... 5 minuti, perfetto. Allora, ancora un dubbio, cioè non solo scientificamente, ma è ragionevole parlare di ultraprocessati a prescindere dai processi subiti? Cioè è un ultraprocessato sia che venga, non lo so, raffinato, sia che venga setacciato, sia che venga tagliato, sia che venga cotto, no, non importa, i processi. E non a caso esistono diversi sistemi di classificazione degli ultraprocessati, il più famoso è NOVA che prevede 4 gruppi, poi c'è un altro, IFI, che prevede 5 gruppi, e ho messo questo qui, l'ONC dell'Università della Carolina, perché prevede 7 gruppi, proprio ogni cibo praticamente è un gruppo a sé, no? E mi ci ha messo dentro ancora i gelati, la coppa del nonno, io l'adoravo, ed è il peggio in assoluto, caspita, che possa capitare, porca miseria. C'è stato qualcuno che ha fatto delle prove, dice, ma la robustezza di queste classificazioni come la vediamo? E proviamo a vedere se c'è una correlazione tra l'obesità, così... E queste classificazioni, i risultati più, non l'ho scritto io, l'ha scritto Rachel Blywes che ha fatto questa ricerca, dice i risultati più disparati. E allora dico, va bene, ancora, brevissimamente vado veloce, un mantra che si sente, meno ingredienti ci sono, meglio è. Caspita, ma è fantastico, io ho queste patatine, solo 3 ingredienti le patatine, patate, olio e sale, via, questa è salute. Cioè, ma io ci volevo avere una roba del genere, e invece no, perché se prendo un biscotto tipo quello, aia, farina, zucchero, burro, uova fresche, miele addirittura, e poi agenti lievitanti, il bicarbonato, no, 7 ingredienti, per favore, fuori di casa, vediamo un po', ecco, e a proposito di casa, il paragone è sul casalingo, Io non ho tempo di farmi il sugo di pomodoro e prima di sapere che fosse un ultraprocessato lo comperavo e poi sono andato a vedere e ho scoperto che il sugo di pomodoro e le aziende come lo fanno, addirittura raccolgono i pomodori, poi li lavano, poi quelli brutti li buttano via, li pelano, fanno tra l'altro come faceva la mia mamma, cioè l'italiano li mette nell'acqua così, via, li tritano, ci mettono un po' di soffritto che è, voglio dire... Così miscelano e poi li sterilizzano, li fanno cuocere, così. Vado avanti velocissimo perché non è questo il senso. L'ultimo dubbio, cioè, ma almeno c'è un qualcosa per cui si possono far stare insieme questi alimenti ultraprocessati così diversi tra loro e correlarli soprattutto a un esito sulla salute. Chi ha fatto, il dottor Montero, dice sì, perché gli ultraprocessati hanno alcune caratteristiche comuni.
alta densità calorica, sono ricchi di grassi cattivi, saturi di zucchero, di sale, poveri di proteine, non contengono fibre alimentari, non danno micronutrienti. Bene, nel Regno Unito sono andati a verificare, hanno preso 50 alimenti ultraprocessati e hanno detto, ma è veramente così? Bene, il confronto di 50 alimenti con queste prerogative che dovrebbero accomunarli ha evidenziato che, primo, non è stata evidenziata nessuna correlazione significativa tra il numero di ingredienti, energie, eccetera, eccetera. Secondo, addirittura la maggior parte degli ultraprocessati identificati era a basso contenuto di grassi saturi, l'84% di quelli che hanno considerato, a basso contenuto di zucchero, l'80%, e addirittura il 60% una fonte di fibre. Vado velocissimo verso la fine, perché dopo così tanti dubbi mi è sorto un pensiero. Io ho un mito, che è Brancusi, questo scultore che... Insomma, lo tengo presente quando devo fare anche dei discorsi così. Cioè, la semplicità la definiva come una complessità risolta. E ci riusciva, guardate il bacio, che forse è la prima scultura, credo, dell'arte moderna, così. Cosa ci racconta con pochissimi tratti e delle linee così semplici? Ecco, pensando agli ultraprocessati, più che una semplicità risolta, mi viene in mente una semplicità evitata. Evitata con uno slogan e un nome che si inserisce perfettamente in quello che io chiamo il pensiero magico, ma non solo io e forse non io per primo, che ci semplifica la vita perché ci deresponsabilizza, perché è comodo pensare che la nostra salute non dipenda dalle nostre scelte, ma da alimenti cattivi, velenosi, addirittura come la carne rossa o il latte addirittura, così, e gli ultraprocessati prima di ogni altro. Dal fatto di mangiare i semi di chia, la quinoa, lo zenzero, la curcuma che oggi imperversa, così, il sale dell'Himalaya, che il sale fa male, ma quello dell'Himalaya, che tra l'altro non viene dall'Himalaya, giusto per informazione, ma però è fondamentale, e tante scorciatoie, la farina, però se la macini a pietra e così. Allora, quello che dico io è che gli ultraprocessati esistono sicuramente, ma come notizia e non come fatto. Grazie. Grazie Giorgio. Io credo che il caso che tu ci hai mostrato questa sera ci aiuti a farci scoprire il potere e il fascino delle parole, cioè la trasformazione dei fatti in linguaggio. Perché già la parola ultraprocessato crea una categoria linguistica all'interno della quale scattano dei fenomeni. Per esempio il fenomeno del fascino. Magari meno se ne sa e più fascino c'è. Per esempio andate a vedere su questa parola, può essere curioso vedere come si stia riorganizzando una nuova counseling sul dietetico alimentare, per cui le diete una volta si facevano sulle proteine, sulle calorie, su quello che volete, adesso sull'ultraprocessato. Con qualche conseguenza di cui abbiamo anche alcune evidenze nella pubblicità televisiva fatta da alcune, eccetera, eccetera, credo che le conosciamo tutti anche perché è molto invasiva. Il potere delle parole, il potere delle parole affascinanti sono quelle che sono olistiche, cioè quelle che si presentano come sintesi prima di aver fatto analisi. E allora direi che l'ultima slide che ci ha fatto vedere con Brancusi, che è la semplicità come una complessità risolta, mostra quello che è un po' il compito anche di uomini di scienza, la capacità di ritradurre in contesti che siano facilmente leggibili per la popolazione, ma attraverso dei processi, per esempio, che nascono anche attraverso l'esercizio analitico del sospetto, quello che avete fatto voi andando a vedere se queste categorie sono consistenti oppure no. Da un punto di vista di fattualità non ci dicono nulla, perché non si dice se è un valore salutigeno o altro, se è un valore di alimentazione, qualsiasi criterio vogliamo utilizzare, non esiste correlazione fra criterio e oggetto analizzato. Credo che allora
questo lavoro sulle parole e su un bel esercizio di sospetto sulle parole e la capacità di ricreare semplicità attraverso la capacità di risolvere in semplicità, essendo passati dalla complessità, mi sembra che sia un modo di considerare le cose che forse valica anche il tema dell'ultraprocessato e del cibo per attraversare un po' tutti i compiti. Bene, non voglio togliere spazio all'ultimo intervento di Roberto De Fez, che è ricercatore del CNR di Napoli, dirige il gruppo di ricerca di biotecnologie microbiotiche, parlerà di qualcosa che poi si va a concentrare su una parola, per me fino a poco tempo fa, lo confesso, molto misteriosa, che era glifosate, e adesso ci dirà qualcosa, credo in linea con quanto abbiamo detto fino adesso. Prego Roberto. Grazie per l'invito all'Istituto Bruno Leoni. Stiamo praticamente passando dagli ultraprocessati agli ultracondannati. Quindi diciamo, io mi trovo, come dire, oltre ormai il problema che stiamo trattando. Vediamo se riesco a cambiarlo. Sì, noi siamo sostanzialmente invasi da bufale scientifiche e guardate che ne abbiamo di tutti i colori, le abbiamo sentite raccontare una dietro l'altra da tutti quelli che sono intervenuti, dalla cura di Bella agli ulivi seccati in Puglia per la xylella, dal glifosato appunto all'impatto dell'agricoltura biologica o addirittura della biodinamica, dove siamo su livelli astrali, anzi cosmici per l'esattezza. Io spero, sì. Dunque, la vicenda glifosato, vi confesso che io non adoro gli erbicidi in generale, quindi io lo approccio per guardare un tema. La vicenda glifosato inizia sostanzialmente sui media a marzo del 2015, quando l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro trasferisce dalla categoria più bassa dei possibili cancerogeni a quella intermedia dei probabili cancerogeni. Poi ci sono i sicuri, che è la categoria di cui non ne parliamo. E sostanzialmente ci sono pochi studi e con un numero molto limitato di casi che ci dicono che bisogna stare un po' più attenti. Ma i media non stanno aspettando altro. È proprio pane per i loro denti. Io devo andare alla velocità dei media. Dunque, al secondo 2 di questa trasmissione delle Iene vedete questa bambina, al secondo 7 quest'altra, al secondo 8 quest'altra bambina e un malato terminale al secondo 13. Fino adesso non avete visto nessuno dei malati per cui lo IARC, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, ha trasferito il glifosato dalla categoria più bassa a quella intermedia, perché lo ha trasferito per un solo tipo di tumore, che sono il linfoma non Hodgkin. E va avanti così. Per esempio vi fa vedere la trasmissione e poi l'articolo di Le Monde che spara questa notizia a livello planetario. Vedete in alto sulla destra c'è un aereo. È vietato spargere con l'aereo in Italia qualunque tipo di agrofarmaco, che sta per spargere il tutto. La cosa divertente è che i dati per confutare le tesi ve li forniscono direttamente chi propone l'argomento. Cioè, se voi allargate la fotografia e guardate la taneca, non è glifosato, è un insetticida usato anche in agricoltura biologica. Così, basta guardarli i dati. Ma credete che finisca così? 14 ottobre scorso, indovina chi viene a cena, grano, solito aereo che passa perché sennò non vi fidate, pasta a bassa quota così siete sicuri che vi stia per colpire, la pasta, e la giornalista intervista un agricoltore che sta per irrorare il suo campo. Ma dov'era il vero target? È stato citato prima. Sono le nocciole che vengono e che verranno utilizzate, vedete questi sono i noccioleti dove stanno passando dei trattori che passano in un campo arido dove non c'è un filo d'erba,
ma viene detto che ci sono milioni, no, ci sono tonnellate di glifosato sparse. Queste sono le nocciole e il target è la crema spalmabile più famosa di questo paese. Sempre citando lo IARC, sempre quella dato. Questo è l'unico malato della patologia per cui lo IARC, cioè linfoma non Hodgkin, per cui lo IARC ha trasferito nella categoria intermedia il glifosato. E viene citato una prestigiosissima rivista scientifica del settore, si chiama Il Salvagente, e viene raccontato, come vi dicevo, che ci sono fiumi di glifosato che girano dove poi verranno prese le nocciole, perché questo è il target. Dicevamo Salvagente. Io devo andare ai tempi del Salvagente, che il 3 gennaio 2018 scrive questo, il 4 gennaio questo, l'8 gennaio questo, il 15 gennaio quest'altro, il 19 gennaio, il 23 gennaio, il 27 gennaio, il 30 gennaio, il 13 febbraio, il 13 febbraio due volte, 16 febbraio, 17 febbraio, 22 febbraio, 2 marzo. Mi fermo un attimo perché ogni tanto, diciamo, ogni tanto qualche dato va anche guardato. Qua ce l'hanno col Barolo che non ha ancora vietato il glifosato, ma il Prosecco sì. Per dire, il 14 marzo vanno avanti con nuove notizie sul glifosato, 15, 20 marzo. Il 23 marzo mi incuriosiscono, c'è una storia su l'accorciamento dei tempi di gravidanza. Questa sarebbe la notizia nuova sul glifosato tanto cattivo. E allora me lo vado un attimo a guardare. Ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando di 71 donne divise in 4 categorie. Quindi la statistica è fatta su 17 donne. Provengono da 9 contee, 67 bianche e 4 asiatiche. 21 su 71 mangiano solo cibo biologico. Come? 22 non sono stressate, 6 molto stressate, 38 su 71 consumano tra 236 e 709 centimetri cubici di caffè al giorno. Però, 19 anni ipertensione, 1 usa droga, 12 fumano. Vabbè, il finale di questa storia, che l'anticipo in questione, significa che partoriscono alla 39esima settimana bambini che mediamente pesano 3,4 kg, più o meno mezzo chilo. Cioè alla 39esima settimana hanno partorito bambini di 4 kg. Questi li volevano far arrivare alla 42esima, praticamente scendevano da soli e camminavano direttamente, andavano dritti. Vabbè, questa era la notizia. 26 marzo, 4 aprile... Vabbè, ve lo evito, 5 aprile, 16 aprile, 18 aprile, 20 aprile, 21 aprile. Così funziona la comunicazione. Cioè, martellando, non c'è più il tempo di leggere, di confutare, di discutere. Cioè, per me, andare a analizzare uno di questi dati costa tempo, fatica. Qua vedete un altro bambino, queste sono le iene, tracheotomia. La madre che si imbestialisce, denuncia Monsanto per aver suggerito di utilizzare il glifosato. Lei ha un giardino dietro casa, saranno 300 metri quadri, e dice: ho usato glifosato mentre ero incinta, ero gestante, l'ho sparso nel mio campo, quindi l'avrà fatto una volta sola, e il giornalista delle Iene va e addirittura lei ha la prova del reato. Lei ha in mano il glifosato che ha usato e che consegna, vedete, a mani nude, al giornalista delle Iene, che ce l'ha in mano. E lei, quella è la prova del reato, eh? Ed è questa. Solo che a destra è quello di Monsanto, perché quello che ci aveva in mano non è di Monsanto, è Glipper della Barclay, ma lei denuncia Monsanto. Cioè, è un mondo surreale. Cioè, io ho la prova e denuncio un altro. Ma scusa, denuncia Barclay se ce l'hai con Barclay. No, va bene, va così. Ora, ogni tanto vi incoraggio a guardare gli originali in inglese, perché le traduzioni che ci fanno
non hanno niente a che vedere con gli originali. Se voi leggete l'originale, la traduzione, l'italiano è la traduzione dell'inglese, non hanno nulla di pertinente. In inglese c'è scritto non c'è niente a che fare col cancro, in italiano tutto è mescolato. Perché il punto vero di queste questioni è che se noi creiamo un pregiudizio, poi è impossibile spezzarlo. Questa è la verità di questa storia. E arriviamo a Report, che ci terrorizza con 0,3 mg di glifosato nella pasta. Allora, io vi faccio vedere tre cose diverse. Qua è la dose letale, cioè per ammazzare metà delle cavie col glifosato, vi servono 392 grammi di glifosato, cioè non una cucchiaiata. Ma se volete ammazzare metà delle cavie, vi bastano 200 grammi di acido citrico o 200 grammi di acido acetico, quello che stanno nel limone o nell'aceto. Prima di salire qui io ho preso due caffè e bastano 20 grammi, la vedete qui. Questo è il genere di storia. E adesso passiamo da dose letale a quella dose che è ammissibile, cioè quella che non ci fa niente, tra le 40 e le 100 volte meno della dose letale. Insomma, possiamo tranquillamente mangiare 116 kg di pasta al giorno, tutti i giorni, tutta la vita, e non abbiamo nessun problema. Forse di peso. 1000 piatti al giorno, state tranquilli, vi sconsiglio di usare la pasta per diserbare il giardino, non ce la farete mai. Vabbè, allora, per chi non è terrorizzato dalla chimica, questi due hanno la stessa identica struttura, sono degli amminoacidi, hanno il gruppo amminico e il gruppo acido. Uno si chiama glicina, ha un amminoacido, l'altro si chiama glifosato. Questo vi spiega perché quando lo spargete i batteri del terreno si mangiano glifosato. Vi confesso e vi ripeto che non ci piacciono gli erbicidi. Però se guardate i dati della FAO è il primo problema al mondo le malerbe, che fanno 95 miliardi di danni al mondo. Quindi pensare per esempio che la semina su sodo sia una buona pratica, beh, lo sapete quanto vale, a proposito di costi, fare semina su sodo? Avete bisogno di un erbicida per fare questa pratica? Ecco, se utilizzate la semina su sodo, risparmiate nell'anno 2013 le emissioni di 27 miliardi di tonnellate di CO2, ossia è come levare dalla circolazione 12 milioni di autovetture, ognuna delle quali fa 15.000 chilometri. Vogliamo discutere di cambiamenti climatici, di emissioni di CO2, o vogliamo fare pasticci e inventarci le storie? E guardate che glifosato lo usiamo anche in Italia, anche su soia non geneticamente modificata. Questo è il mostro. E dietro, se guardate, c'è una frase di rischio, nocivo per gli organismi acquatici. Ora vi faccio vedere un altro mostro, questa è la mia tanica del mio fungicida che utilizzo. Dietro c'è scritto altamente tossico per gli organismi acquatici, autorizzato in agricoltura biologica. Perché quello che non si riesce, ed è difficilissimo da raccontare, è che esiste un pericolo ed esiste un rischio. Lo IARC si occupa del pericolo, tutte le altre agenzie si occupano del rischio, ossia del pericolo moltiplicato per la dose, la frequenza, il peso corporeo e così via, e così via, e così via. È la dose che fa il veleno. E non a caso, quando esce nel novembre 2017 uno studio fatto su 54.000 persone che hanno applicato agrofarmaci, di cui 45.000 avevano usato glifosato, 45.000, per cercare se c'era una correlazione non con il linfoma non Hodgkin, ma con tutti i tipi di tumori esistenti, non trovano nessuna correlazione. Il problema è che i dati esistono se uno li vuole leggere. Questi sono i dati sulle erbe infestanti.
c'è una crescita molto forte delle erbe infestanti resistenti agli erbicidi. Tra questi vari colori, secondo voi, qual è il glifosato che sta aumentando il numero delle erbe infestanti resistenti a glifosato? Cioè, noi non ci occupiamo di questa, eh? Di quella non ci interessa. Allora, IARC è un'agenzia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità a più riprese ha detto a IARC: non ne capisci nulla di rischio, occupati delle cose che sai fare. Questa è una delle varie volte in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha redarguito la sua agenzia, poi a luglio di quest'anno ha scritto direttamente ai governi nazionali per dire: richiamatevi i vostri esperti che stanno là dentro, siamo noi che ci occupiamo del rischio, siamo noi che pesiamo la frequenza, voi occupatevi di altre storie. Allora, io parto dal principio che nessuno mi deve credere, quindi mi faccio la domanda: ma come possiamo cercare di vedere se i dati sono veri? Allora, la linea rossa sono i milioni di chili di glifosato usati negli Stati Uniti. La linea azzurra, che come vedete non cambia, sono il numero di casi di linfoma non Hodgkin negli Stati Uniti. Questa non è la dimostrazione che non sono correlate, non è la dimostrazione che glifosato non causa linfoma non Hodgkin, è solo la dimostrazione che il salvagente poteva occupare meglio le sue pagine. Non ci volete credere e volete credere allo IARC, ma guardate che state credendo allo IARC monografie, cioè un piccolo gruppetto specializzato che ha fatto quella scelta, perché se voi prendete IARC in quanto agenzia intera, che parla ai francesi, IARC vi spiega che le cause di tumore in Francia possibili sono: per il 20% è colpa del tabacco, per l'8% è colpa dell'alcol, per 5,4% è colpa dell'alimentazione, nel senso troppa poca frutta, poche fibre, carne rossa, pochi legumi e storie di questo genere. Poi vi fa tutti gli altri casi di agenti infettivi, raggi ultravioletti, attività fisica insufficiente. Alla fine 0,1% dei casi da sostanze chimiche e ambiente, arsenico e benzene, classe 1 il benzene. Lì dentro, forse nascosto da qualche parte, ci potrebbe essere il glifosato. Ma questo è IARC, che nessuno guarda, perché questa è una non notizia, è rassicurante, non vi dice quello che già voi vorreste sapere. Allora, vi ripeto, a me gli erbicidi non piacciono, ma c'è una cosa che mi piace ancora di meno, che non trovo i candidati. Perché noi una volta non usavamo gli erbicidi, usavamo, secondo alcuni, queste splendide signore che andavano nei campi, diciamo, pare che ci fossero un paio di zanzare lì dentro. La verità erano queste sono le vere mondine. Qua le vedete senza neanche una piantina in mano, perché qui non stanno piantando, stanno compattando i suoli con i talloni. 260.000 donne che si spostavano dal Veneto e dall'Emilia per andare nel Vercellese a fare questo lavoretto. Non troviamo i candidati senza gli erbicidi. Sempre IARC, queste sono le classi 1 con tutte le varie possibilità. Il glifosato deriva da una categoria dove resta ancora gli estratti di aloe, per chi ci volesse credere. Allora, perché trovo assurda questa vicenda? Perché la brava giornalista di Indovina chi viene a cena, nel parlare con il suo interlocutore, fa una battuta. Vedete? Il glifosato ha un colore chiaro. Vedete le tonnellate di glifosato? Guardate quanto ne sta versando. 2 litri, 3 litri. E fa la battuta: sembra vino. Brava, bella la battuta.
Intanto lei sta alle spalle, c'ha un classe 1, perché il trattore che va a forza motrice emette benzene, e quello è classe 1. Lei è esposta a raggi ultravioletti, classe 1. C'ha due classe 1, si sta occupando di un 2A. Allora, se io avessi un oggetto di questo genere che volessi applicare nel mio terreno, adesso vi dico che cos'è, è un prodotto fitosanitario che ha una sostanza attiva sicuramente cancerogena, classe 1, mutagena, dannosa per i feti, portatrice di gravi lesioni oculari, in caso di esposizione prolungata causa danni severi a cuore, fegato e reni. Queste sono le etichette che trovereste dietro. Se voleste applicare in campo questo oggetto, sarebbe quello. Sapete che cos'è quell'oggetto? Perché agli scienziati vi dicono: ma perché non te lo bevi il glifosato? Perché io sarò pure uno scienziato, ma mica sono cretino. Io mi bevo un classe 1, mica un 2A, vino. Quello è vino. Queste sono le frasi di rischio che dovreste applicare se voleste spargere vino sulle vostre piante in campo. Classe 1, grazie. Insomma, di notevole impatto questi percorsi, che ci mostrano anche distanze, discrepanze tra quello che facilmente ci costruiamo con i nostri processi di conoscenza e quello che poi emerge. A me il compito in questa parte in cui ci siamo, diciamo, addentrati in percorsi specifici, di cercare di trovare alcuni denominatori comuni al di là di queste situazioni che vi abbiamo mostrato. Esistono alcune chiavi di lettura che ci consentono di fare sintesi e di riportarci in qualche maniera alla domanda di fondo che riguardava l'antiscienza, prima di tutto, e i costi dell'antiscienza. Ma proporrei alcune riflessioni leggere, visto anche il tempo, mettendomi dal punto di vista del cittadino consumatore, che credo poi che sia il convitato di pietra in tutti questi discorsi, perché se facciamo scienza e se facciamo, se vogliamo contribuire al progresso, è perché l'interlocutore è il cittadino consumatore. Bene, questa figura un po' mitologica, ma reale, perché poi è nella sua realtà quotidiana di tutti i giorni, mettendoci da questo punto di vista, che poi è il punto di vista che io frequento quotidianamente nella mia attività di psicologo sociale che studia i fenomeni psicosocioculturali che regola la nostra popolazione, che cosa possiamo vedere? Per rispondere a questa domanda io mi inizierei a porvi una domanda che tutti noi uomini di scienza ci poniamo all'inizio del nostro percorso. Di che cosa stiamo parlando quando parliamo di antiscienza? Perché forse abbiamo una percezione, come dire, urgente, forte, di impatto. È una parola che emoziona, e che, ma poi andiamo a scavare dentro questa parola dal punto di vista del cittadino consumatore e vedremo che, e vorrei mostrarvi che ci troviamo di fronte a una realtà complessa che merita di essere maneggiata con cura, perché ogni aspetto di questo fenomeno poi ci porta in direzioni diverse, di comprensione ma anche di intervento. Ecco, se andiamo a vedere questa parola che cosa può comprendere sostanzialmente tre situazioni, tre organizzazioni, tre nuclei, se volete, di discorso. Il primo è quello che declina l'antiscienza come estraneità, come stare fuori dalla scienza. Non è un'antiscienza, è un ascienza, è un fare a meno, è un la scienza mi è estranea. Guardate che questa è una posizione, come dire, storica, ne sa qualcosa la medicina, che per esempio per affermarsi come
per avere il riconoscimento sociale, considerate soltanto questo aspetto, insomma, nella Lombardia, che pure significa qualcosa, la medicina ha legittimazione sociale con la creazione della Cagranda, Lodovico il Moro, 1490, qualcosa del genere, in cui viene sancito che la titolarità dell'esercizio della professione sanitaria è solo dei medici, per cui c'è una messa al bando di tutte le figure non mediche. Bene, nelle figure non mediche saranno dominanti nell'esercizio della salute fino alla fine dell'Ottocento, quando la medicina si impone all'attenzione, quindi parecchi secoli dopo, quando la medicina si impone all'attenzione, diciamo, della popolazione attraverso i vaccini, l'antibiotico-terapia, l'antisepsi, la medicina sociale, prove, diciamo, provate nel sociale. Esiste quindi questo lungo fil rouge di assenza, di interesse, di presa di distanza, non è un'opposizione, è un'assenza. Faccio a meno di, che ha caratterizzato la nostra cultura e che la caratterizza ancora oggi, e che a maggior ragione oggi, direi, si presenta particolarmente preoccupante per l'impatto, per la crescita d'impatto che la scienza ha sul sociale, sia dal punto di vista di diffusione delle conoscenze, sia dal punto di vista degli artefatti tecnologici e di tutti i precipitati, ne abbiamo parlato, i processati e gli ultraprocessati, glifosati, non sono altro che traduzioni tecnologiche, quindi ad impatto sul sociale, che ci stiamo invadendo. Non voglio qui tirarvela troppo lunga sull'ICT, sulla robotica, sull'industria 4.0, ma questa è la direzione di una estensione della scienza in tutti i vari settori della vita quotidiana. Ecco, in una situazione di questo genere mi sembra che proprio questa situazione, questa presa di posizione come la scienza mi è estranea, dica che noi siamo, per dirla con una metafora biologica, mi perdonerete, io non sono un esperto, ma è come se noi volessimo mangiare non avendo gli enzimi per poi tradurre i nutrienti in l'alimentazione in nutrienti, perché finché buttiamo giù il cibo ma non c'è un'azione enzimatica che ce la fa mettere nel corpo questo principio nutriente, noi non ci nutriamo affatto. Passa e va. Ecco, qui non passa nemmeno la scienza, diciamo che ci passa vicino. Ed è chiaro che se il problema presenta queste dimensioni, direi che la sfida che abbiamo di fronte e che, diciamo, anche la riflessione scientifica sta cercando di mettere a tema è il tema della literacy, il tema dell'alfabetizzazione. Cioè il sapere e poi il tema delle competenze e il saper usare poi queste conoscenze in termini di ricezione, in termini di elaborazione. Pensate soltanto nell'area, per esempio, dell'alimentazione, ma non solo, alla gestione della complessità delle informazioni, della complessità dovuta anche all'innovazione, al cambiamento, la velocità di innovazione delle informazioni, che possibilità, che necessità, che richieste di adattamento ci impone. Nella mia scienza, per esempio, in 15 anni tutto quello che si sa viene rigenerato, quindi quello che ho studiato è già defunto 2 o 3 volte. Ecco, questo processo in qualche maniera deve trovare un corrispettivo nell'ambito della popolazione, cioè come aumentare la literacy, ma come trasferire competenze di ricezione, elaborazione ed uso. E quindi un primo tema della ascienza ci porta a focalizzare un grosso problema di literacy, poi possiamo portarla molto avanti, ma certamente l'accenno. Un secondo ancoraggio, se andiamo a vedere nella testa dei nostri cittadini consumatori, troviamo un secondo organizzatore che invece ha a che fare con l'ostilità o con degli atteggiamenti critici. Oggi direi che questo organizzatore è forse meno evidente, lo era molto più evidente quando noi, Giorello, avevamo qualche decennio fa e frequentavamo gli ambienti milanesi nella contestazione del 68, quando la scienza veniva considerata come espressione del capitale, quindi incompatibile con un progetto rivoluzionario di cambiamento sociale, ce lo ricordiamo molto bene, con alcuni effetti anche, con alcune posizioni, diciamo,
di epistemologia critica alla Feyerabend, che poi sostenevano un po' questa visione, ovviamente su un altro piano. Oggi direi l'atteggiamento di ostilità e di atteggiamento critico si esprime più, non tanto in termini di opposizione, ma in termini di perdita di reputazione. Io credo che uno dei problemi che noi abbiamo quando parliamo è che la scienza ha meno reputazione, gli scienziati hanno meno reputazione. Certamente possiamo perdita di reputazione che ha anche a che fare, che sconfina nello scetticismo, cioè qual è il valore differenziale delle cose che tu dici rispetto a quelle che dice un altro perché prende la parola e basta. C'è questo tema della reputazionalità che forse noi abbiamo anche alimentato in qualche maniera. Mi viene in mente il film di Fellini, Prova d'orchestra. Noi non sappiamo molto, noi scienziati, diciamo, mettiamoci dentro come community, non sappiamo molto parlare insieme, andare insieme in un'orchestra. Abbiamo un po' tutto il complesso delle prime donne e ci piace anche differenziare le posizioni, c'è chi dice A, c'è chi dice B, c'è chi esporta un sanissimo confronto che dovrebbe stare all'interno nel mondo della generazione del sapere scientifico, lo esporta invece nel sociale, trasformandolo poi in situazioni che vengono decodificate come discordia, partigianeria, oppure anche il tema del complotto. Jorel parlava dei vaccini, ricordiamoci che una delle posizioni, una delle critiche che venivano fatte era il tema del complotto di alcune case farmaceutiche rispetto. Quindi non c'è prova, se voi ragionate in termini di complotto non c'è prova scientifica che tenga, perché è chiaro che la squalifica è già nell'interlocutore. Il problema qui è quello del ripristino di reputazione della fiducia, che è un lavoro lungo, complesso, che è fatto di, lo dico da, diciamo, da frequentatore della comunicazione sociale, è fatto di, della capacità di rispondere a domande di accessibilità dell'informazione. La scienza si forma in maniera difficile, ma deve trovare dei modi facili di comunicazione. Quella sintesi alla Brancusi che dicevi tu, per la semplicità, tradurre il complesso nella semplicità della sintesi. Ma anche la trasparenza, ma anche la credibilità, ma anche la coerenza, ma anche la capacità di far vedere il trade-off dei costi-benefici. Non è che noi portiamo sempre, non siamo la via, la verità e la vita, insomma, quindi portiamo a volte delle situazioni aperte in cui possiamo dire alcune cose, quindi il bilancio dei rischi e dei benefici, ecco, un'educazione al bilancio dei rischi e dei benefici, secondo me, trasferita nella popolazione, richiede investimenti lunghi, ma ci porterebbe sicuramente anche a migliorare quello che è la ricezione dell'informazione e l'uso poi nei processi di decisione. E quindi, da un lato c'è il problema della literacy, ma dall'altro ambito c'è la sfida della reputazionalità. E c'è un altro organizzatore, vado breve, anche qui, che chiamerei, che traduce l'antiscienza come indifferenza o lontananza pragmatica. Qui con il postmoderno, direi, la situazione attuale, abbiamo finiti i discorsi ideologici, siamo entrati nelle situazioni di fatto. Ciò che a me sembra emergere oggi come problema nella situazione in cui siamo è la scarsa disponibilità ad avviare quello che gli esperti di comunicazione chiamano contratto di comunicazione. Il contratto di comunicazione non riguarda il messaggio, ma riguarda la disponibilità ad accendere l'interruttore e a starti a sentire. Se non accendi l'interruttore e non ti stai a sentire, tu puoi avere i contenuti più belli e più buoni del mondo, ma se non accesi il canale di comunicazione non passa a nulla. C'è una riluttanza a quella che possiamo chiamare partnership conversazionale, ovvero al parlare insieme, che viene in qualche maniera sostituita al parlare per nicchia. Parlo con quelli che mi assomigliano di più, con quelli con cui so già, andando su un sito, so già che parlo con chi è d'accordo con me. Questa è un'antica tendenza che sicuramente
la nostra società ha aumentato. Ha aumentato perché? E rende particolarmente complesso il tutto. Perché, diciamo, i vettori del campo da gioco su cui dobbiamo giocare, perché noi giochiamo fuori casa, nella società, hanno due vettori. Uno che possiamo sintetizzare col termine post-verità. È una società in cui si pensa un pensiero diffuso, c'è equivalenza di saperi, e la costruzione del vero, si diceva prima, non passa attraverso la verifica del fatto, ma attraverso la presa di parola. E tanto più faccio presa di parola e ripeto il contenuto di un messaggio, tanto più questo messaggio è vero. Guardate quello che sta succedendo adesso nella contesa politica, dove abbiamo delle situazioni in cui a prendere la parola non sono nemmeno più i supporter, ma sono degli algoritmi che, modificando le modalità, ecco, di costruzione formali del messaggio, ripetono. L'importante è far arrivare sempre più prese di parola, perché se lo dicono in tanti è vero. E questo è un meccanismo che ha a che fare con la post-verità. L'altro vettore con cui siamo chiamati a fare i conti è la disintermediazione. Uno vale uno, e certamente per certi aspetti in democrazia questo è un discorso che non, personalmente non metterei in discussione, ma non tutti i ruoli sono equivalenti. Una società complessa non può gestirsi sulla disintermediazione dei ruoli, che significa sostanzialmente negazione dell'expertise. Se io vado a parlare di glifosate, a parte la figura che ci faccio, ma anche il contributo che do, diciamo che è modesto, per usare un eufemismo. Ecco. È chiaro che in una situazione dove i ruoli sono appiattiti, dove l'expertise è difficile trovare per l'expertise una definizione di una situazione, il disagio dei ruoli esperti nella conversazione sociale si fa sentire. Vedo che anche quando noi parliamo di queste cose c'è un certo disappunto, c'è una certa fatica, c'è un certo dolore, ma anche c'è una certa rabbia, perché insomma il campo da gioco in cui noi stiamo giocando è un campo da gioco fuori casa, per dirlo in termini calcistici. E allora ricostruire il ruolo conversazionale su questo nuovo campo da gioco mi sembra che sia un compito che non è eccedente rispetto alle nostre competenze di scienziati, ma se vogliamo rendere un servizio scientifico nella società, che è preliminare poi all'affrontare il tema dei costi nella varia dimensione. E questa è una sfida che ci dobbiamo assumere. E dobbiamo assumerla sapendo che dobbiamo rimontare le difficoltà del giocare fuori casa, su un campo avverso. Perché è stato detto en passant una cosa. Guardate che le fake news sono di solito bad news. E abbiamo diverse ricerche che dicono che le fake news sono molto più notiziabili delle notizie vere, quindi più condivise fra gli umani. Se io dico che lei è un pedofilo, no? E se dico che lei è invece un bravo professionista, lei può stare tranquillo che la notizia di pedofilo viene riportata in ambito sociale 10 volte tanto della notizia che lei è un bravo professionista, al di là del fatto che evidentemente non so se stiamo inventando la seconda, ma certamente stiamo inventando la prima affermazione. È un campo avverso in dove sostanzialmente le fake news si diffondono in modo più ampio, più veloce, più profondo. Non siamo in una situazione di campo neutro. Allora come uscirne? E mi avvio a finire. Ma io credo che, non avendo nessuno la bacchetta magica, credo che ci potremmo anche accontentare se riuscissimo a convergere su un'agenda, su un che fare, che ci dica quali sono i punti cruciali. Dal mio punto di vista, diciamo, di osservatore del quotidiano e del cittadino consumatore, indicherei queste due o tre cose. Uno, mettere a punto una cultura d'uso della scienza. Noi siamo bravissimi come scienziati nella cultura della produzione, siamo bravissimi a parlare nella situazione peer, no? Fra scienziati, costruiamo le nostre cose, anche perché da questo dipende la carriera.
ma siamo un filino meno bravi, abbiamo posto meno attenzione su questa cultura d'uso, cioè sul parlare in un contesto laico, non esperto. E allora qui mi pare che ci sia un punto, peraltro già colto, e noi, che è il progetto Citizen Scientist, dove il problema è di costruire una costruzione scientifica, ma nell'ambito contestualizzata nel sociale. Se la vediamo così, allora non voglio offendere nessuno, ma il problema della literacy, cioè il problema dell'acculturamento, il problema della capacità, della capacitazione, riguarda sicuramente il cittadino consumatore a cui manca l'alfabeto e manca tante altre, ma forse riguarda anche un po' lo scienziato, perché sappiamo parlare benissimo tra di noi, abbiamo difficoltà a trasformare, perché il problema vero è che non è semplicemente, togliamoci dalla testa che questo sia un passaggio, una semplice trasposizione corretta di informazione risolve il problema. Il passaggio è trasformativo, andiamo a giocare fuori casa, significa lavorare in termini proprio di decostruzione e ricostruzione enzimatica di un sapere, su cui dobbiamo costruire l'abilità. L'altra cosa su cui vorrei portare la vostra attenzione è fare bene i rapporti col cittadino consumatore. Molto spesso quando noi affrontiamo questi problemi, li affrontiamo in una situazione, come dire, pedagogica, come se il cittadino consumatore, che è anche vero, è un inesperto, che deve essere guidato, corretto e che comunque non funziona. Bene, tutto questo, nel fare questo di solito siamo mossi da un modello normativo prescrittivo. Nella medicina era chiaro, hai qualcosa, vieni qui, ti visito, ti do la prescrizione, obbediscimi. Ecco, vi do un'informazione, questo modello culturale non funziona più per un insieme di motivi, ma non funziona più. Dobbiamo sostituire un modello normativo prescrittivo trasformarlo in un altro modello che possiamo chiamarlo consulenza di processo, dove sostanzialmente il cittadino consumatore è chiamato ad un engagement, quindi a un coinvolgimento partecipativo. Non abbiamo tempo di approfondire, ma guardate che a livello di Europa, se vogliamo risolvere i problemi della sanità, che significa contenere i costi e aumentare la qualità della salute, ormai è chiaro, la direzione è coinvolgere il cittadino consumatore nei processi di costruzione e condivisione delle pratiche della sanità. Quindi il modello non è un modello a cascata, no? Ma è un modello di co-creazione. Cosa voglia dire tutto questo? Non è che il cittadino diventa scienziato, va nel laboratorio, ma dobbiamo trovare i sistemi della collaborazione e del coinvolgimento. E un ultimo punto, e mi taccio veramente, è fare una riflessione anche sul senso comune. È chiaro che la scienza produce una conoscenza formalmente, quando funziona bene, formalmente ineccepibile o comunque verificata, diciamo. E poi c'è il senso comune. Giorello ha scritto, appena uscito, un libro secondo me bellissimo, stupendo, faccio un po' di pubblicità ma non guasta, sul tema dell'errore. E Giorello è un suo collaboratore. È un libro insinuoso perché non parla dell'errore, parla della virtuosità dell'errore. E alla fine finisce con, citando quel pilota che ammara nell'Hudson, non nel fiume Hudson, portando in salvo tutto. Bene, e ricordando ciò che successe, e anche attraverso la simulazione. Nessun algoritmo, che significa una procedura di pensiero standardizzata, che è quella che utilizziamo noi nelle nostre costruzioni scientifiche perché le dobbiamo controllare, avrebbe portato l'aereo in salvo. Ha portato l'aereo in salvo un'operazione di pensiero di altra natura, che chiamiamo euristica, ed è un modo di pensiero approssimativo che usiamo tutti i giorni per gestire la complessità delle situazioni nei tempi che abbiamo. Nessuno di noi nella vita quotidiana ha i tempi di cui disponiamo quando facciamo un esperimento, quando dobbiamo prendere la decisione. Ecco, allora, cominciare a considerare anche il cittadino consumatore e il senso comune di cui è portatore come
un potenziale interlocutore, oltre che un qualcosa da correggere, perché spesso sbaglia, perché spesso è in ritardo con i processi di adattamento, anche questo mi sembrerebbe una buona indicazione. Per finire, proprio per finire, direi che forse un elemento di congiunzione tra la scienza e il sociale nel momento in cui facciamo fatica a parlare potrebbe essere non tanto e non soltanto quello di trasferire dei contenuti, ma di trasferire un principio metodologico che al di là delle nostre scienze, dei nostri cose, noi tutti pratichiamo. Perché quando tu mi vieni a dire una cosa, io ti dico, dimmi come fai a dire ciò che stai dicendo. Ecco, se noi fossimo capaci di trasferire nel sociale una rottura di queste reazioni, riflesse pavloviane, tu sì, tu no, tu è una fake, no, la fake è tua, ma dimmi come fai a dire quello, avremmo reso un grosso servizio alla valorizzazione della scienza e della sua crescita reputazionale, ma credo che avremmo anche reso un ottimo servizio ad un procedere più ordinato, più ecologico e anche con migliori risultati del dibattito democratico, perché alla fine lì andiamo a parare. Il primo costo dell'antiscienza, dal mio punto di vista, e qualcuno lo sta dicendo anche in Italia, non è soltanto l'economia, ma è la qualità del nostro dibattito democratico e la capacità di fare buone scelte in condizioni di certezza e di differenza di valori o di interessi. Possiamo ordinarci in un processo di questo genere se la scienza dà un ordine. Queste mi sembrano le indicazioni che possono venire fuori se interrogo il mio cittadino consumatore. Forse l'abbiamo fatta un po' lunga. Ci sarebbero tante cose da dire, siccome che questo io mi auguro che sia una apertura e non una chiusura, quindi la pretesa di chiudere, no, la lasciamo aperta e andiamo avanti con questo colloquio rimandando la palla su altri temi più specifici e su altri aspetti. Grazie della pazienza e dell'attenzione che ci avete riservato e grazie ai vari relatori.